Si è svolto giovedì 11 aprile presso il seminario metropolitano Giovanni Paolo II a Pontecagnano Faiano il convegno di Matteus, la rivista di scienze teologiche dell'Istituto Teologico Salernitano e dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose San Matteo di Salerno. Il titolo del convegno è La Chiesa in Cammino Discernere i segni dei tempi. Qual è l'importanza di avere una rivista teologica nella uh, provincia di Salerno? Sì, nella provincia direi anche nella metropolia, nel panorama italiano, diventa una sorta di polano contenitore di quello che fanno questi due istituti, uno più marcatamente attraverso i laici al servizio della Chiesa e con la Chiesa della Storia e l'altro più al servizio della formazione dei sacerdoti e quindi docenti, ma direi tutte e intere le comunità accademiche fanno sì che questo strumento possa essere dentro il percorso che fa proprio la Chiesa della Metropolia. Metropolia e le chiese delle varie diocesi. Per riflettere e poter essere segno, dentro questo contesto, del nostro territorio. È quello che si tenta di fare è questa, questo collegamento tra gli istituti teologici e la nostra facoltà, che comprende appunto diverse realtà aggregando seminaristi, laici, religiosi, è effettivamente un'occasione particolare. Qui all'istituto nel quale ci troviamo di Salerno, il direttore, ma anche il direttore della rivista Matteus, che ha voluto organizzare questo convegno, hanno compreso l'importanza, soprattutto per il titolo che hanno dato a questa occasione di riflessione, cioè il discernimento. E la lettura dei segni per essere Chiesa in uscita, Chiesa in cammino come ci spinge a fare Papa Francesco. Quindi effettivamente un'occasione particolare e un contributo che si colloca nella più ampia riflessione che come facoltà andiamo facendo proprio su queste tematiche. Sicuramente un'occasione per la crescita e dell'Istituto Teologico Salernitano e dell'Istituto Superiore di Scienze Religiose, chiaramente del corpo docenti e degli alunni, degli studenti. Siamo di fronte ad una metafora centrale che è quella della liquidità. Tutto scorre, tutto è incerto. Tutto si consuma, nulla esiste di solido, di stabile, di duraturo. E quindi di fronte a questa realtà che deve necessariamente, indispensabilmente, essere conosciuta, perché la conoscenza porta ad un'azione efficace, porta al discernimento appunto del segno dei tempi, dei tempi che noi viviamo, c'è bisogno appunto di conoscere. E quindi solo così potremo potremo ritrovare il gusto dell'essere comunità, perché la comunità è esattamente il contrario della fluidità, è qualcosa di stabile, di solido, di duraturo, ma per riscoprire il gusto dell'essere comunità c'è bisogno assolutamente del recuperare il senso dell'appartenenza. È affascinante vedere come nelle pagine della Bibbia certe figure siano profondamente attuali. Sì, infatti Geremia è il profeta che si è appassionato dell'ascolto della parola di Dio, ma è molto molto coinvolto e questo che credo che sia importante perché ci insegna un metodo per, per discernere i segni dei tempi oggi, restare in ascolto della parola di Dio e alla luce di questa relazione che Lui vive profondamente con Dio, leggere la storia, quegli eventi che, eh, che, che sono eventi di luce. Eh, infatti il desiderio era proprio sottolineare questo, che è un profeta non sottolineando gli oracoli di distruzione, gli oracoli di minaccia, ma in particolare gli oracoli di salvezza, perché è un profeta di speranza che ha saputo leggere quei segni eh, di luce nel buio. Infatti è quel profeta che davanti alla distruzione ha parlato non della fine, ma che era l'inizio di qualcosa di nuovo, una nuova alleanza. Non sempre siamo bravi ad ascoltarci gli uni gli altri. In realtà il problema fondamentale è sapere ascoltare Dio. Ma ricordare sempre che il discernimento tra il bene e il male è piuttosto facile. È ovvio che non posso tradire mia moglie, è ovvio che non posso uccidere un bambino con l'aborto, è ovvio che devo andare a messa la domenica è ovvio che deve essere sincero. Il discernimento delicato non si pone tra il bene e il male, dove l'uomo non si mette al posto di Dio nel decidere ciò che è bene e ciò che è male, il discernimento delicato è tra il bene e il meglio, quindi interrogarsi sempre su ogni situazione. Pensiamo a Papa Francesco, quello che ha detto recentemente sulla vocazione, qual è effettivamente la volontà di Dio? Per cogliere questo occorrono il silenzio, la preghiera, la solitudine, la direzione spirituale, un continuo contatto con la parola di Dio. Ovviamente con una retta intenzione e osservando sempre in ogni circostanza, come afferma Giovanni Paolo II nella veratesi Splendor, la legge di Dio, il Signore ci aiuterà a condurci per la sua strada.